guarda, io sono andato a spulciare la lista Falciani nome per nome. Davvero? Sì, perché volevo vedere se c'era, non si sa mai, no? Mi sarebbe piaciuto. C'eri. Tante volte questi sono conti segreti, metti ci sono, a mia insaputa, in Italia usa. No, ma in Russia cioè, ce l'hai. Quelli sono rubli, ormai cade, lo sai com'è. Io volevo stare nella Falciani, invece non c'è stato verso. Neanche a mia insaputa, perché quelle sono liste esclusive, appunto. Liste esclusive. I VIP nella lista Falciani. E noi? Tocca accontentarci di essere nella lista Equitalia. Ognuno ha le sue liste. Ognuno ha la lista. Però siccome veramente sono rimasto male, lo sai che io poi di carattere sono un po' rancoroso, no? Sì? Un po' rancoroso, sì. No. Anche Briatore nella lista Falciani. Lei è un rancoroso, io do lavoro ad un sacco di persone. Sì, ai banchieri svizzeri. Pure. Cioè, no, dai, gli va riconosciuto. E poi ci sono delle sorprese nella lista Falciani, insomma, fa per dire. Davide Serra nella lista Falciani. Beh, a voi i gufi della sinistra, a me gli squali della finanza, a ognuno il suo. E questo ci sono rimasto male, gli dedico questo omaggio. Evasione fiscale, indagato Gino Paoli, il cielo in una stanza e i soldi in Svizzera. Comunque l'occasione ce l'abbiamo tutti, eh? Lista Falciani. È rimasta solo una fettina di prosciutto cotto. Non so se mangiarcela subito o depositarla in Svizzera. Perché bisogna essere prudenti. Magari cresce, no? Però adesso lasciamo perdere. Insomma, ci sono altre preoccupazioni, no? In Italia, oltre che la lista Falciani, ultimamente. Però... guerra di religione. L'esercito islamico alle porte. Cazzo, non bastavano i testimoni di Geova. Che poi, anche se arrivano questi ragazzi, ci rimangano male, secondo me. Delusione dell'ISIS a Roma. Per la barba del profeta, qui non c'è nulla da saccheggiare. Si sono già rubati tutto loro. Ma che ci vengono? Bisogna avvertirli. Scoraggiamo. Comunque, insomma, ci sono delle misure da prendere per la crisi libica, no? E chi è saltato fuori un nome, guarda te. Crisi libica. Come mediatore si fa il nome di Prodi. Ma com'è che quando si tratta di farsi impallinare pensate sempre a me? Ma poveraccio! È l'uomo. Comunque, ora ragazzi, che risolve tutto. Parte di scherzi, noi abbiamo un presidente del Consiglio che è fermo nelle sue decisioni, io sono tranquillo. Renzi non teme le minacce dello Stato Islamico. Già decollato uno stormo di tweet pronto a bombardare le postazioni dell'ISIS. Quelli. Vai, dai. O staccano il computer o si arrendono. No, quello è. Poi Renzi è proprio uno deciso anche sulla Costituzione. Sì. Quelli escono dall'aula, chi se ne frega? Eccolo qua. Riforme. Renzi va avanti da solo. Costituzione fai da te. Ma come fa? La prendo all'IKEA. Ci vuole nulla, basta il libretto di istruzioni. Ora andiamo anche su altri temi, un pochettino ci sono state delle polemiche, secondo me ingiuste. Sacchi, troppi neri nelle squadre giovanili. Non si preoccupi che poi crescono e diventano bianchi e stronzi come Balotelli. Lasciali te. E poi c'è questa proposta Salvini che è meravigliosa, sui migranti, visto che siamo... siamo in tema. Sì. Migranti, Salvini li aiuta in mare, con le sue felpe affondano meglio. Ma proprio, guarda, non c'è problema. E poi c'è, è stato citato stasera Berlusconi di nuovo, Rubiter. Berlusconi paga Rubi per farla tacere, bla 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 bla. Non potrebbe pagare anche Brunetta. E ora si va a chiudere con una nota di ottimismo, perché c'è una buona notizia. Si spera almeno. Grillo da Mattarella. Vediamo se almeno il comico riesce a farlo ridere. Ci vediamo giovedì, grazie.